In questo video vedremo come diventare insegnante nel Regno Unito. Cercheremo di capire quali sono i requisiti per l'insegnamento UK necessari per lavorare a Londra come maestra e come capire se il proprio titolo di studi può essere valido in terra inglese o no. Inoltre vedremo anche come fare ad insegnare l'italiano in Inghilterra. L'obiettivo di questo video è quindi quello di dare risposte ad ogni persona che ha studiato e ha conquistato questa professione e che vuole o vorrebbe esercitarla nel Regno Unito. Siete pronti? Sigla! Se vuoi diventare insegnante nel Regno Unito, puoi scegliere due strade. Una più sicura con cui muoverti, attraverso il MIUR e quindi tramite la pubblica amministrazione italiana, e una cercando di muoverti ed addentrarti nel sistema scolastico e accademico inglese direttamente dall'interno. Cerchiamo quindi di approfondire più nel dettaglio i singoli punti. È necessario però fare una premessa generale. Chiunque voglia candidarsi deve possedere i titoli richiesti e candidarsi per la professione per cui è qualificato. Cosa intendo dire? Una maestra che vuole trasferirsi a Manchester dovrà per forza di cose conoscere la lingua, ma non potrà magicamente trasformarsi in una docente universitaria. Si arriva a questa informazione anche con un minimo di buonsenso, ma è sempre bene specificare anche concetti ovvi e, ahimè, banali. Ma quali sono i requisiti per l'insegnamento UK secondo il MIUR? Il MIUR ha pubblicato una sorta di regolamentazione ad aprile 2018 dove ha chiaramente elencato e sottolineato tutti i punti necessari per insegnare all'estero. Attenzione! Questi requisiti sono gli stessi sia se si vuole per esempio insegnare l'italiano in Inghilterra, sia se si vuole insegnare l'italiano in Giappone. Chiaramente, se si accede ad una di queste posizioni mediante il MIUR, si ha una maggiore garanzia, una maggiore sicurezza e tutela. I punti più importanti sono avere una conoscenza della lingua straniera del paese in cui si vuole insegnare di almeno livello B2 del quadro comune europeo di riferimento. Aver partecipato ad attività formative organizzate da soggetti accreditati dal MIUR su tematiche che hanno a che fare con l'intercultura e con l'internazionalizzazione. Essere assunto con un contratto a tempo indeterminato ed avere prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza. Non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede. E non essere, per esempio, in corso in provvedimenti disciplinari e se sei un docente di sostegno devi anche possedere, ovviamente, la relativa specializzazione. Se possiedi i requisiti per l'insegnamento in UK richiesti, non dovrai fare altro che tenere d'occhio i siti web istituzionali del MIUR e del MAE, proprio perché periodicamente verranno pubblicati dei bandi per insegnare all'estero e quindi ovviamente anche nel Regno Unito, in modo da poterti candidare per le seguenti posizioni: assistente di lingua italiana, lettore universitario, insegnante negli istituti italiani di cultura, docente supplente e docente di ruolo. Per verificare che il proprio titolo di studi possa essere certificato e convertito per insegnare all'estero, è necessario in prima istanza verificare la presenza dell'ateneo presso cui ti sei laureato sul sito web gestito dal MIUR. Trovi il link sul nostro blog. Ora ti starai domandando, ma non ci sono altre strade per lavorare a Londra come maestra? Come si fa a insegnare per esempio l'italiano in Inghilterra senza aspettare un bando del MIUR? Se non vuoi passare direttamente dall'interno della pubblica amministrazione italiana, dovrai rimboccarti le maniche. Il sistema scolastico inglese infatti è diverso da quello italiano e molto spesso puoi trovare sui principali portali di ricerca lavoro delle ottime offerte anche per quanto riguarda l'insegnamento. In questo caso, oltre al tuo titolo equivalente, dovrai anche possedere il Certificate in Language Teaching to Adults, CLTA, un attestato che ti permette di insegnare direttamente sul suolo inglese. Cercando in rete si trovano diverse scuole che effettuano corsi per rilasciare, diciamo, questo certificato. Ma ti avviso, non è molto economico. Il costo si aggira tra le 1200 e le 1800 sterline a seconda dell'istituto a cui ci si rivolge. E quindi, come si fa a lavorare a Londra come maestra? Ho ugualmente bisogno del CLTA? No. In questo caso il discorso cambia. Anche se hai già una laurea in scienze della formazione e se sei già abilitata a lavorare nel settore, difficilmente vedrai riconosciuto il tuo titolo in UK. Cosa fare quindi? Devi rivolgerti al NARIC, l'organo che ti permette di convertire la tua qualifica per lavorare nella terra della regina. Dopo aver effettuato la conversione, potrai candidarti per lavorare come teacher nelle
del nursery. Se invece stai guardando questo video perché ti piacerebbe lavorare a Londra come maestra, ma ancora non hai neppure la laurea in Italia, sappi che è meglio studiare direttamente in Inghilterra a questo punto e conseguire un level 3 in childcare, magari direttamente in un college inglese. Indipendentemente da questo, se vuoi lavorare a Londra come maestra, dovrai studiare quasi al memoria il Development Matters in the Early Years Foundation Stage, che ti verrà chiesto sicuramente in sede di colloquio. Spero che questo video su come diventare insegnante nel Regno Unito ti sia stato di aiuto e se hai dubbi o qualsiasi domanda puoi scriverci lasciando un commento o contattandoci tramite mail. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e iscriviti al canale attivando le notifiche se non l'hai ancora fatto. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video e ciao!